direttore, un anniversario della Polizia Penitenziaria sporcato dalle immagini viste ieri nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Ma io penso che noi dobbiamo celebrare il grande lavoro che facciamo tutti i giorni, perché lo facciamo oggettivamente, ci sono degli uomini assolutamente eccezionali, quello che è stato fatto anche soltanto nell'ultimo anno e mezzo, secondo me è veramente... Secondo me senza parole, indescrivibile. Io in questo momento parlo ovviamente per San Vittore, per Milano, ma posso dire che sono assolutamente fiero e orgoglioso dei miei uomini e delle persone con cui lavoriamo e a cui lo Stato affida i suoi detenuti. È fiero nonostante quelle immagini? Ma io penso che se ci sono delle cose che non vanno bene, le cose che non vanno bene vanno eliminate, bisogna intervenire, ma c'è un grande mondo che lavora bene e va valorizzato. Quelle immagini però sono una di quelle cose che lei dice non vanno. Probabilmente, io le immagini non le ho viste e in questo momento non le vedo neanche. Sono immagini che colpiscono molto e non fanno bene. Non fanno bene la dignità di nessuno, del personale che ha subito violenze, di chi si è reso protagonista di questo e neanche per tutti quanti noi. Quello che mi preme affermare è che la Polizia Penitenziaria è una foresta che cresce, non è un albero che cade. La nostra quotidianità è una costruzione continua, noi facciamo tantissime cose e non può essere certamente un episodio a infangare l'onorabilità di 40.000 persone che operano per reati di nazismo. Non può essere un alibi la violenza con la difficoltà del lavoro in casa. L'alibi non è, la violenza non ha nessun alibi, nessuna circostanza. Quello che ho sempre visto io però, nella mia carriera, è stato sempre un approccio del personale assolutamente umano, assolutamente comprensivo, assolutamente in grado di calarsi proprio nella relazione per comprendere quali sono le difficoltà. E quindi questo è il fondamento del nostro agire. Cioè, l'agire seriamente, con professionalità, senza cedere all'impulso. Quelli che possono essere fatti episodici, eventi che hanno un inizio e che hanno una fine, avranno delle valutazioni nelle sedi opportune, ma quello non costituisce né l'ordinarietà, ma consentitemi, non deve essere neanche l'eccezione, è qualcosa che fuoriesce da un panorama di valutazione e va ovviamente calato, contestualizzato in quelli che sono gli eventi vissuti in quel momento. Quindi non è nemmeno immaginabile o pensabile che si possano consentire o tollerare o vedere azioni di violenza gratuita. E io non ho visto l'immagine, glielo dico sinceramente. Dopodiché non sono una fanatica di questo tipo di pubblicità e di gossip, perché credo che ci siano situazioni che, torno a ripetere, devono avere la loro sede naturale, che è l'aula di giustizia. Allora, quella è la sede dove si analizzano, dove si valutano, dove si arriva poi alle decisioni, alle sentenze. Mi auguro che appunto venga fatta luce e vengano comunque chiariti questi episodi quanto prima. L'ultima cosa che le chiedo è personalmente che impressione ti hanno fatto quelle immagini? Insomma, abbastanza, un'impressione forte. Se le aspettava? Si aspetta episodi di questo tipo? Allora, non me li aspetto, però è pur vero che, ripeto, l'anno e mezzo di pandemia ha messo a dura prova un po' tutto.